Almanacco azzurro. Maradona e Medie Pelé ci hanno fatto mazza tanta dalla me. Maradona faccio sonna sto scudetto portangilla parte ca. Maradona un tenetto da fresca mazza d'embria che va a segna. Maradona si innamora già tu si agiavi in l'acqua. Eccoci con Almanacco Azzurro versione pillole. Allora, caro Federico, vai. Allora, praticamente per quanto riguarda il prossimo match che a Pescara vede il Napoli protagonista, dobbiamo fare un resoconto dei giocatori che hanno vestito le ambedue maglie. Dobbiamo ricordare ai posteri il portiere De Santis che ebbe i natali giusti. È vero, giusto. Ebbe i natali giusti proprio a Pescara, quindi poi è stato nel corso del tempo la maglia del Napoli. Ma certo, volevo ricordare anche dei giocatori che sono stati, diciamo, che hanno vissuto anche la maglia del Napoli e del Pescara, lo stesso Massimiliano Allegri, quando era giocatore, ha vestito le due casacche, per poi comunque a ritroso nel tempo lo stesso Sarri è stato allenatore del Pescara. E quindi diciamo ci sono molte persone che hanno militato nell'ambito del categoria. Il Pescara è sempre stata una squadra molto camaleontica, ha cambiato dirigenza nel corso del tempo, ma è sempre stata una squadra che giocava molto aperta. Si ricorda i tempi del Bongaleone che a Napoli ha visto la sua, però mi ricordo, aiutami a Raffaele, una stagione abbastanza tribolata quella. 2-8-2, non mi ricordo precisamente. Sì, credo sia uno di quei due risultati lì. Ecco, quindi avevamo una grande gioia di giocare. Quelli famosi, ecco, diciamo. Ce lo auguriamo, e però volevo ora fare una chiosa. Nel Pescara ricordiamo che ha avuto la sua massima esplosione Lorenzo Insigne. Bravissimo. Che ha giocato, ha fatto 25 gol, se non erro, in Serie B, quindi ha fatto un gran campionato in Serie B. Ricordiamo che nel Pescara c'era anche la Padula, che l'anno scorso è risultato capocannoniere, che volutamente non è voluto andare a Napoli. Perché c'era Higuain, ecco. Pensato di essere uno scaldabanchina, e quindi poi dopo con i passi che sono susseguiti non so se la cosa gli è convenuta. Sembra di no alla fine, sembra di no, anche perché poi Higuain se n'è andato. E quindi, come vedi, Raffaele, ci sta un excursus abbastanza pieno, perché anche tutte le squadre insomma si sono scambiati pariglie e pedine. Lo stesso Massimo Otto, Matteola, allenatore del Pescara, certo, è stato un giocatore del Napoli. Esatto, vedi? Esatto. Quindi continuano a perpetuarsi allenatori e giocatori che mancano tanto il magazziniere. Però quello noi ce lo teniamo stretto. Quello ce lo teniamo. Ha detto che vuole fare il caffè solo per il Napoli, non vuole passare a Pescara. È un'esclusiva, i diritti d'immagine, anche no, in questo caso. La moda pure, quindi non ne parliamo.